Te la sede qua, te la trovate qua. Te la sede qua, te la trovate qua. Ti stengo a posto me. È lui. O di ciò sei tu. È lui, ti raggio. L'intruso sono io. Grazie. Siamo giunti al termine di questa seconda giornata. Per le strade del nostro paese, sempre. E come ha detto ieri, oltre al grazie, alla parola grazie detto in modo generale ieri, oggi è giusto ricordare tutti coloro che hanno presenziato, tutti coloro che si sono resi disponibili. Ringrazio le autorità civili e militari, state lì anche per oggi,
i portatori sia di Sant'Antonio sia la rappresentanza dei portatori di San Paolo, la famiglia Bellini per quanto riguarda lo stendardo e anche i volontari del cordone, davvero tanta pazienza. Se sono stati un po' diciamo duri era semplicemente perché erano queste le indicazioni, quindi vi chiedo scusa a nome mio, proprio perché io ho detto di aiutare a fare ordine, quindi ringrazio anche coloro che hanno dato la disponibilità, tutti coloro che hanno reso bella la liturgia, a partire dal coro che si è davvero tanto impegnato e come sempre ci aiuta a pregare, i ministranti che sono stati davvero valorosi, e l'equipe della sacrestia, no? Naturalmente non può mancare, e per equipe intendo sia tutti coloro che lavorano per preparare tutto dietro, no? Dietro alle quinte per preparare tutto per la liturgia, le donne che davvero con cuore grande si prestano per il servizio delle pulizie. Vedete, sono tanti piccoli grazie che fanno bello tutto ciò che noi viviamo. Grazie anche alle tante famiglie, davvero tante, che hanno offerto i pani che ogni sera sono stati benedetti e poi sono stati distribuiti, un bellissimo segno. Grazie al comitato per la fatica, per l'impegno, per la disponibilità. E vorrei proprio riguardo a questo spendere un po' qualche parola, nel senso che chi non fa non sbaglia. È facile criticare quando non si fa, criticare chi fa. Nessuno dice che il comitato è perfetto, come nulla, nessuna organizzazione umana lo è. Quindi ci sono state tante un po' difficoltà che grazie con l'aiuto di Dio sono state superate. Però al di là degli aspetti tecnici, io penso che la difficoltà più grande, mi dispiace dirlo perché, cioè nel senso che la festa è bella perché ognuno svolge il suo compito. E il mio compito è quello certamente un po' di riprendere il senso della festa, al di là dell'organizzazione esteriore. Io penso che la difficoltà più grande che sia stata siano state le tante critiche, ma critiche anche buttate sui social, da persone mature che vogliono costruire. Si parla personalmente con le persone, è facile nascondersi dietro i social per dire che cosa? Per alzare un polverone, per avere qualche social in più, qualche like in più, questo non serve. A me dispiace dirlo come parroco, mi dispiace dire questa cosa qua. La festa è del popolo di San Paolo e tutti dobbiamo contribuire costruendo, non demolendo quello che qualcun altro fa. Ripeto, non sono perfetti, non siamo perfetti, come il prete non è perfetto, la banda non è perfetta, chi ha messo le luminarie non è perfetto, il sindaco non è perfetto, me lo permetto, no? Nessuno di noi è perfetto, quindi tutti quanti noi abbiamo da migliorare e se crediamo in questa festa che è importante per il nostro paese, tutti dobbiamo dare il meglio per costruire. E poi un'altra cosa distrugge una festa quando c'è se mi fate questo vi do il contributo, questa cosa no. Questa cosa no, distrugge una festa. Le condizioni per dare il mio contributo sono queste, no. Se io voglio dare il mio contributo materiale oltre al pensiero, lo faccio. Se lo faccio per devozione non c'è bisogno di pretendere poi qualcosa. Si fanno le cose perché il Signore le deve vedere e il Signore ci deve dire grazie. Quando cerchiamo la gloria degli altri, l'applauso umano, siamo fuori strada. Non è la festa di Sant'Antonio, è la sagra del Torcinello, un'altra, con tutto il rispetto. Però quando io devo dare il mio contributo, lo devo fare col cuore perché ci credo. Altrimenti ci autodistruggiamo. Mi dispiace dirlo, ma ci autodistruggiamo. Potrebbe sembrare che io questa sera voglio dire soltanto cose brutte, però mi porto nel cuore delle scene bellissime
di questa festa. Vedere alcuni ammalati piangere perché allettati da anni non vedevano passare la processione. Questo dobbiamo portare nel cuore, la bellezza della fede. Questo dobbiamo portare la bellezza della nostra festa. Questo dobbiamo ricordare, perché tanti anziani, solo vedendo la processione, hanno pianto nel loro letto, che da anni non potevano partecipare. Questa è la tradizione che noi dobbiamo conservare, questa è la tradizione che ci appartiene. Come ad esempio anche alcuni altarini dove c'era il pane. Io mi sono fermato per benedire il pane, la tradizione del pane benedetto. Sarebbe bello che durante la processione i vari quartieri, al di là degli spettacoli che non danno nulla, preparano il banco del pane dove si benedice e poi si distribuisce a tutto il quartiere. Questa sarebbe una bella tradizione da conservare, non lasciarci influenzare da altre tradizioni. Questo è il bello, questo è il modo di onorare il santo. Sarebbe bello davvero l'anno prossimo che i vari quartieri, al di là di tante scenografie che trovano, il tempo che trovano, preparare dei cesti di pane da benedire, che poi si condivide con tutto il quartiere. Questo è il senso della benedizione del pane, questo è il senso della processione a cui siamo legati, il senso della devozione a Sant'Antonio. Luigi, parliamo di più di qualche mese fa, mi diceva: Don Salvatore, quando passerete davanti casa farò uno spettacolo, luci. Ho detto: lui, ma secondo te Sant'Antonio cosa ci insegna? Ha detto: Don Salvatore, compro le caramelle e le darò a tutti i bambini. Luigi ci ha insegnato tanto e oggi ha insistito a distribuire caramelle. Nel momento in cui gli ho detto: ma secondo te Sant'Antonio cosa ci insegna? Cosa ci può insegnare? Ha detto: allora darò le caramelle. Ha detto: dillo, perché io voglio che tutti devono prendere la caramella. Il segno dei pani benedetti, la caramella, questo è il senso della processione. Poi c'è la festa esterna, spettacolo, divertimento, panini, è bellissimo che ci ritroviamo. Io sono il primo a partecipare, però la processione ha questo senso. Ecco, allora portiamoci nel cuore queste immagini, perché sono le immagini che io voglio condividere con voi. E ricordiamocelo sempre, se continuiamo nella sfida, nelle gare, non arriviamo da nessuna parte, ci autodistruggiamo. Non dobbiamo fare competizioni. Chi vuole capire, capisca. La competizione non ci porta da nessuna parte. La collaborazione, il contributo costruttivo permetterà che questa festa resti per quella che è nata. Quindi davvero ve lo lancio come, come dire, messaggio finale da conservare per tutto l'anno, per rivederci l'anno prossimo, per chi ci sarà, non sappiamo come vanno le cose perché siamo sotto un cielo, quindi giusto per ricordarci. Però portiamoci nel cuore questo: la competizione, la rivalità non porta da nessuna parte, ci autodistruggiamo. Che portiamo nel cuore il segno del pane benedetto, la caramella data da Luigi, gli anziani, le lacrime degli anziani. Quindi grazie ancora di tutto e scusate, però anch'io, tra virgolette, devo svolgere il mio lavoro. Quindi sollevare un po', o meglio lasciare un po' delle domande che ci aiutino nella coscienza a crescere. Il mio scopo non è quello di ricevere l'applauso, il mio scopo è quello di, perché ne risponderò davanti a Dio, aiutare le coscienze, non dico a fare quello che dico io perché non è quello, ma almeno a porsi delle domande. Almeno a metterci in discussione, tutti, dal più piccolo al più grande, da chi ha responsabilità ad alto livello alla gente comune. Quindi tutti dobbiamo porci delle domande e interrogarci. Alla domanda principale: io voglio bene al mio paese, devo dare il contributo per costruire, non per demolire. Grazie. Adesso prendiamo la benedizione del Signore per l'intercessione di Sant'Antonio. O Sant'Antonio di Padova, eroico seguace del poverello predicatore e dottore evangelico, noi tuoi devoti innalziamo a te l'inno di lode e di amore.
consapevoli della tua intercessione, con umiltà e fiducia ti preghiamo, affinché tutti quanti noi apriamo il nostro cuore a Cristo, per poter essere segno evidente e concreto del regno di Dio che si sta realizzando, e per essere uomini costruttori di giustizia e di pace. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Sant'Antonio vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Grazie a tutti e buona continuazione della festa.
la tua bambina. Ma che entra? Deve girare il telefono, signora. Venga qui dietro, si metta al mio posto. Ok. Mi sa che non li ho presi tutti, faccio. Antonio.